Sudán del Sur es el estado más joven del mundo y desde 2013 sufre una guerra civil que a la fecha tiene a más de 5 millones de personas en riesgo de morir de hambre. Por otro lado, entre desplazados internos y refugiados en países vecinos, la cifra de personas supera los 3.5 millones. La situación se agrava con el dato de personas muertas por el conflicto, el cual es cercano a las 100.000. En este contexto, es fácil imaginar que las personas con discapacidad no entran en las prioridades del gobierno. Los que toman las responsabilidades en el campo del asistencialismo son las iglesias y las organizaciones no gubernamentales. La ONG italiana, Organización Voluntaria para la Cooperación Internacional, cercana a la Iglesia Católica, está presente en Sudán del Sur desde 1983. Gracias a esta organización, en la capital Juba, funciona el único centro de rehabilitación para niños discapacitados a nivel nacional. El centro Usratuna, que en árabe significa nuestra familia, fue inaugurado en 1984. Desde entonces, ha beneficiado a más de 500.000 personas. Siamo a tutt'oggi l'unico centro di riabilitazione per bambini in tutto il Sud Sudan. Avendo i bambini dai 0 ai 18 abbiamo tante paralisi cerebrali per quei bambini con compromissione di tutto il corpo o di una parte del corpo, appunto tanti da esito di malaria cerebrale. Abbiamo paralisi ostetriche, abbiamo ritardi motori, abbiamo bambini con sordità, abbiamo bambini con ritardo mentale. Abbiamo gli idrocefali e le spine bifide. Visit you and to see if you are good or not. You talk first or about that? Beh, sicuramente credo da quando noi siamo arrivati all'inizio è cambiata, la gente è molto più sensibile. Cioè io ho visto da quando sono arrivata nel 2004 anche un po' l'atteggiamento anche delle mamme. Cioè vedevo che quando arrivavano le mamme stavano proprio distanti dai bambini. Adesso si vedono le mamme quando appunto aspettano di fare i trattamenti ai bambini, qualcuno anche gioca insieme, ci parlano, a volte vengono anche i papà. A volte il credo è soprattutto fuori che sia colpa dello spirito, che sia colpa del diavolo, cioè c'è ancora tanto credo soprattutto fuori nei villaggi, per cui anche loro cercano di far capire che in fondo non è questa la ragione, no? Che magari la causa invece sono proprio le malattie, perché la malaria è ancora molto forte. Noi CBR Worker fanno tanta sensibilizzazione sia nelle comunità ma anche nelle scuole. Ma Asma è sorda e quindi attraverso il gioco. La lucha contra la malnutrición y la desnutrición es una de las piedras angulares. La deficiencia de yodo es la principal causa de retraso mental y daño cerebral. La desnutrición tiene un impacto negativo en el rendimiento escolar y esto, muy a menudo, afecta a la capacidad de generar ingresos cuando se es adulto. Además, una madre desnutrida tiene más probabilidades de dar a luz a bebés de bajo peso. Un bambino normale è attivo, canta, si muove, si fa. Il bambino malnourish sta seduto, tranquillo e quindi non si sviluppa mentalmente. Quando ero qua io ai tempi arrivavano le mamme e dicevano non cammina, un anno e mezzo, due non cammina, però se è un sacco vuoto non sta in piedi, quindi bisogna dar da mangiare e l'ora dopo lo stimoli e quindi riesci poi ad avere una vita normale. E questo è il loro modo di trasportare i bambini. Our center is open for all community. They come all the way different area. We have our laboratory where we do all analysis, the blood analysis, stool and urine. We have dispensary, we have our pharmacy, especially the epilepsy cases. It is only the center all over, if I can mention, in South Sudan where the activities is taking place. Unfortunately now this because the person sometimes come all the way different long distance and the road are not safe, we are now missing our person. We are not now having contact with them. And another special program we have here is about the pregnant mothers. Usratuna is taking care of pregnant mothers in a way
They have to prepare a mother for safe delivery. We don't deliver mothers here. We don't have beds. But in case of emergency, a mother comes at the time of delivery, we don't send the mother away. We deliver. This year we deliver a child here, like 1 month ago. A baby boy. It was very beautiful. In the tempi per Monsignor Baroni, proprio i primi volontari, Don Luigi Serentà, battezza d'ora. Ci sono molte, perché una volta non era...